ma il miglior qui rimane sempre quello di Maciej Cerduka, l'atleta polacco finora. Peter Liebers sul ghiaccio, l'atleta rappresentante la Germania, 56-67 il punteggio del suo short program ed è in 17esima posizione, era proprio alle spalle di Zoltan Kelemen. Peter Liebers che oggi dice prenderò tutti i rischi oggi perché non è andato benissimo come lui si aspettava nello short program. Triplo flip. Triplo axel, triplo tollop, molto bene. Altro triplo axel, buono. Roluz, doppio tolu. Triplo loop, molto in avanti.
c'è il grande applauso della Dom Sport, va per Peter Liebers, Franca. Buon libero, sì, sì, comunque è un ottimo libero. Due triple axel, uno in combinazione col triple toe loop, un secondo anche molto buono, con 1,14 in più di GOI in questo momento, tutto il resto bene, completato molto molto bene, quindi direi che sarà un buon risultato. Vediamo intanto il lavoro dei giudici che va avanti per andare a definire il punteggio di Peter Liebers, il campione nazionale tedesco, un titolo che lui ha vinto per la quarta volta. Peter Liebers ha 24 anni, il suo personal best sul libero è di 137,86 e naturalmente permetterebbe lui tranquillamente di andare al comando qualora venisse rispettato, perché per lui bastano 114,51 per poter andare a superare Pavel Ignatenko. Anche lui ha, come Pavel Ignatenko, ha gareggiato qui a Zagabria quest'anno e adesso andremo proprio a vedere quale sarà il punteggio. Liebers è tranquillo perché aveva già il minimo sia per i mondiali che per gli europei, quindi non è in cerca di quel minimo score. Che noi ovviamente ripetiamo per tutti, poi alcuni di questi atleti ovviamente Franca già, sono un già po', l'hanno ottenuto. Sì, alcuni sono un po' lì perché qualcuno magari l'ha ottenuto in un segmento di gara nel corto ma non nel libero o viceversa, e quindi sai, magari gli manca solo quello per poter partecipare al mondiale. Ricordiamo anche che il punteggio deve essere ottenuto quest'anno o l'anno scorso, quindi Carolina ha già ampiamente i punteggi per partecipare ai mondiali, non lo deve fare in questa non edizione, problemi, degli europei, ovviamente. Perché qualcuno sui forum chiedeva come fa la Costner, perché non è andata ai Grand Prix, non ai minimi. No, ma non c'è problema, no? Ci sono quelli dello scorso anno, quindi lei è assolutamente tranquilla. Anche Valentina ha già tutti e due i minimi. Ecco il punteggio per Peter Liebers, comunque lui l'avrebbe tranquillamente raggiunto, il tecnico del 68,99, 62,30 per la presentazione, 131,29, come vi dicevamo non ha alcun problema ad andare in prima posizione, anche se questo punteggio del libero per Peter Liebers è più basso rispetto al suo best stagionale di 137,86.